Costi della politica. Dopo i mancati tagli della manovra finanziaria e le denunce sul web dei privilegi della casta di Montecitorio, cresce l'indignazione dei cittadini. In Liguria, il presidente del Consiglio regionale Rosario Monteleone ad anticipare un piano dei tagli alle spese del Consiglio, attraverso riforme che saranno contenute nel prossimo bilancio. Sui contenuti e l'entità dei tagli, però, nessuna anticipazione. Questo lavoro è un lavoro che stiamo già facendo da circa un anno e parecchie cose sono già state tagliate. Io sto cercando di fare il meno rumore possibile, nel senso che mi piace essere l'uomo dei fatti e non l'uomo delle chiacchiere, nel senso che abbiamo annunciato nei giorni scorsi che non appena questo lavoro definitivo che stiamo facendo su un'intera manovra di taglio dei costi e delle spese, io dico delle spese del Consiglio regionale, appena pronto sarà presentato in una conferenza stampa e illustrato nei particolari, perché ci si possa effettivamente rendere conto delle cose che sono state fatte, delle cose che sono state programmate. Questo lavoro per il momento non è stato ancora completato perché si aspettava la manovra finanziaria, si aspettava perché sa perché alcune cose noi siamo collegati anche alla Camera dei Deputati e al Senato, aspettavamo questi dati. Oggi forse c'è più chiarezza, daremo sicuramente un'accelerata in questo senso e col nuovo bilancio presenteremo tutta una serie di riforme che ritengo tra virgolette sostanziali per arrivare a sostanziali costi e risparmi per quanto riguarda il bilancio del Consiglio regionale.